ottimizzare l'irrigazione del verde domestico. L'acqua che diamo alle nostre piante è troppa o troppo poca? Per saperlo possiamo aiutarci attraverso l'utilizzo di un kit di subirrigazione come questo. Adagiamo sul fondo un materiale drenante come l'argilla espansa. Dopo aver messo l'argilla sul fondo, ora mettiamo un po' di terra e poi procediamo con la piantagione della nostra pianta. A questo punto introduciamo l'acqua attraverso questo tubicino che porterà l'acqua nell'intercapedine più bassa, tenendola separata dall'apparato radicale, in maniera che le radici possano assimilare l'umidità solo attraverso l'effetto della capillarità, senza rimanere a contatto. Questo galleggiante ci indicherà quando è il momento di fermarci nell'introduzione dell'acqua, perché ci indica il livello massimo. Quando il nostro galleggiante tornerà a zero, sarà il momento di introdurre nuovamente acqua. Ecco un'altra idea green.